naturalmente, ma perché sono sollecitata dall'appello che ho firmato. Sarò brevissima, perché vi porrò una questione e sono contenta di parlare prima di Franco Russo, perché proprio avevo in mente lui, insieme ad altri, naturalmente, nella mia testa, con questo mio piccolo e breve scossone, diciamo, che vorrei dare. A me ha interessato particolarmente un capoverso dell'appello, che forse mi ha spinto a firmarlo. Il capoverso che dice: noi facciamo appello perché l'incontro tra l'ambiente e la giustizia sociale si realizzi sul solo terreno possibile, quello di una contestazione radicale al capitalismo e dei dominanti. È una visione altra, eccetera, eccetera. Ne ha parlato lungamente e anche in modo approfondito anche Riccardo nella presentazione, che ha nell'introduzione a questo incontro, ma anche Roberto ora da ultimo, Elena nel dare la parola, e ne siamo, credo, chi sta qui perlomeno e chi ci ascolta anche da remoto e che poi parlerà, d'accordo. A me pare che ci sia un punto di rilievo, se partiamo da questo, che non basta solo dirlo. Cioè, mi sembra, come dire, che sia semplice sentire e ascoltare persone anche a livello istituzionale che si proclamano contro il capitalismo. Però poi l'azione, la pratica politica, il programma politico che realizzano sono di tutt'altra specie. Cioè, si sta ormai da anni, in questo nostro paese e non solo, calpestando la democrazia in un modo così pervicace e cinico, che cambia lo stato e il significato delle parole, e anche producendo nella performare una realtà diversa anche soggettività che sono sudditi e non sovrani. Quindi si parlava dei dominanti anche nell'appello, ma mi piace invertire, perché se ci sono i dominanti ci sono i sudditi, non i sovrani, e dovremmo riprendere anche questo ragionamento, perché penso che il fare e la pratica politica, non quella dei movimenti in questo momento, segnalo, è molto complicata ad essere interpretata. Allora mi viene da dire che per realizzare quella che a me sembra dover essere, per fare una scorciatoia, ma che è un percorso lunghissimo, il cambiamento, mi piace dire una rivoluzione, perché di questo si tratta, perché sono anni, anni e anni che diciamo delle cose che poi non riusciamo a realizzare noi dalle opposizioni, allora vuol dire che dobbiamo provare a metterci da un altro punto di vista, ad osservare e a capire. Osservare e capire. Perché credo che serva uno sguardo, io lo chiamo eccentrico rispetto a quello che avviene, perché altrimenti diventiamo anche noi sudditi. Noi che vogliamo fare quella rivoluzione, non noi che siamo già chissà chi organizzati in modo plurale. No, siamo tanto diversi. Però siamo anche molto in difficoltà. Fra le emergenze di cui parlava Riccardo, io sento che nel nostro paese ce n'è una grande che riguarda molti di noi, non mi faccio portatore, portatrice di pensieri di altri, ma insomma che riguarda, diciamo, molti di noi. C'è una crisi di rappresentanza politica feroce, che è un'emergenza vera e propria, che ha a che vedere con la crisi della democrazia di questo paese e quindi di una cultura larga, poderosa, di quella cultura a cui faceva riferimento Roberto ricordando i padri della patria dell'ambientalismo, che non c'è. Dobbiamo ricostruire e non dare per scontato che siamo d'accordo quando parliamo, per esempio, dell'acqua bene comune. Perché quella domanda che poneva Riccardo, che sembra così semplice, sappiamo rispondere, produrre per cosa, per chi, come, è un programma politico di grande rilievo. E non credo che siamo attrezzati a rispondere. Quindi a me sembra molto interessante rivolgersi con questo appello, diciamo così, per fare breve, a due grandi nuclei politico-sociali, di soggetti politico-sociali. Ci sono coloro che ancora provano a porsi l'obiettivo di una rappresentanza istituzionale, partiti politici, movimenti che ambiscono a diventare magari una sorta di coalizione elettorale. Non sto dando naturalmente giudizi se positivi o negativi, però esistono, forse vanno sostenuti. Ci sono altri
tra i quali milito, se usiamo un'antica parola, mi piace dire, nella quale pratico, dove abito, che sono i movimenti e le associazioni, che si propongono invece di influenzare, di agire dentro una comunità di idee. Dentro questo ci metto anche un gruppo che possono essere gli intellettuali. Dentro questo appello c'era un tema grande che a me pare che vada risolto ora, per non fare appunto il ricordo solo del passato metodico, come ha fatto anche Roberto prima di me, ma ritrovare i germi di nuovi pensieri per poter anche riflettere. Abbiamo bisogno di urgenza, ma anche di lentezza, di profondità nel discutere tra di noi, larghi in queste sfere. Quindi dicevo, anche coloro che si propongono di rafforzare una comunità di idea e di idee che possano sostenere e sorreggere il percorso del cambiamento, della rivoluzione, se volete riutilizzare il termine che dicevo prima. Insomma, una poderosa cassetta degli attrezzi, perché ci serve per capire quello che sta avvenendo. A Roma, diceva Elena prima, io ho lavorato per anni nel Consiglio Comunale di Roma, ne so poco di quello che si dovrebbe invece sapere, ma ne so tanto, diciamo, delle cose come andavano. Elena parlava della nuova lotta, dei movimenti contro l'inceneritore a Roma. Questa appunto vigliaccata, cinica, termovalorizzatori. Allora, si parla di inceneritori, significa quello che significa. Ci sono movimenti che si oppongono. Il punto è fare anche di questa azione dei movimenti un momento poi di riflessione politica e quindi anche di tipo culturale. Si parlava prima da parte di Riccardo di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che delle città, l'urbanistica. Si è costruito in questi anni, al di là del cemento sul cemento, ma al di là delle persone, sopra le persone. Non esiste il tema dell'individuo come essere umano da difendere. E se vediamo anche i dati recentissimi della desertificazione della popolazione nel sud del nostro paese, leggevo oggi 12 province, di cui 7 se non ricordo male, sono demograficamente in pericolo. E quindi nel nostro paese, soprattutto nel sud del nostro paese. Ora, il problema demografico è un problema molto grosso, l'abbiamo affrontato anche in anni passati su terreni diversi. Però credo che anche questo vada letto anche dentro l'altra emergenza che diceva, di cui parlava anche Riccardo all'inizio, della povertà. Allora, sono tutti temi che vanno incrociati. E non basta naturalmente qualche secondo, qualche minuto in più di un convegno. Vanno fatti dei preziosi momenti di studio. Io credo che questo non è un perder tempo, il momento di studio e di riflessione. Lo dico anche a partire da quello sguardo eccentrico a cui facevo riferimento prima, perché dobbiamo saper cogliere l'incoerenza delle politiche che vengono avanzate, che non vengono colte. Io per tanti anni mi sono occupata, come alcuni di voi sanno, di cooperazione internazionale e c'era veramente un magonio esalente dentro di me ogni volta, perché mi sembrava che si sprecasse del tempo, del denaro e anche si facesse demagogia nel dare con una mano e poi togliere in realtà dall'altra, se sono vere, e sono vere i dati anche italiani di quando andiamo a comprare attraverso le multinazionali la terra, a rubare, io direi, non a comprare, del gas. Ma delle terre agricole mi viene da avere il cuore piccolo, perché conosco l'Africa, so che significa che l'Italia va in Senegal, che è in Mozambico, ad appropriarsi di quelle terre. È una cosa davvero terribile. Allora, l'incoerenza però la dobbiamo svelare, perché purtroppo oggi non si vede subito. Perché le parole hanno cambiato di senso, spesso e volentieri, e allora va tolto il velo, altrimenti non diventeremmo sovrani, ma continueremo ad essere sudditi. Per questo penso che l'emergenza democratica sia un tema legato fortemente alla questione ambientale. E allora non mi interessa il titolo rosso, verde, poi ci aggiungiamo un po' di rosa, di giallo, mi interessa capire fino in fondo dove e come ricominciamo a ricostruire. E lo dico e chiudo.
Partendo dall'esperienza che vi prima rapidamente vi raccontavo, che faccio attraverso l'associazione, dentro i movimenti, dentro le comunità locali e territoriali. Noi facciamo, poi magari siamo separati, Elena diceva siamo piccoli, reti, che non facciamo forza e massa critica. Il punto che io penso che invece bisognerebbe ripartire da lì, cioè dal fare, per tornare poi al pensare e al riflettere. Io non credo, insomma, per dirla e chiudere, a gruppi di lavoro che possano partire autoproclamandosi o facendosi nominare intellettuali. Allora c'è il fare che determina l'azione, la pratica, il coinvolgimento, il conoscere quello che c'è intorno e ricostruire dal fare un pensiero critico e poi unificarlo in qualche misura e tornare a partire proprio dalla sottrazione al mercato, zone franche dal mercato, perché possano essere la guida del nostro ripensare in modo critico. Penso per esempio a quelle bugie che vengono dette. Roberto ricordava quanto ci siamo addannati contro il tema della sostenibilità ambientale, l'abbiamo svelato con l'inserto dell'insostenibile che facemmo a suo tempo, qui Ciro che ci ascolta se lo ricorderà bene, e anche Riccardo, ed era un inserto di Liberazione. Ma anche la parola resilienza è una grave condanna, perché sembra una parola moderna e viene utilizzata a casaccio per dire, vabbè, in fondo mettiamoci una coppa. È una grande parola se invece la vediamo nel senso vero del termine e il significato. Allora tutte queste cose danno lette e ripensate mentre si compiono delle azioni. E per fare queste azioni, Elena, io penso che dobbiamo imparare anche un'altra lezione. Quella, ho detto, di svelare l'incoerenza, la sottrazione al mercato, ma anche quella dell'autonomia nel pensiero. Il minoritarismo è una delle pecche più grandi, a mio parere, che ha avuto una parte della sinistra nel nostro paese. Così come l'altra pecca grande è quella del governismo. Allora bisogna essere capaci, a mio parere, di essere all'opposizione, contrari, ma in modo alto e autonomo. Non andare a pietire progetti o soldi da qualcuno perché così diventi subito. Dobbiamo tornare a pensarci forti e autonomi se abbiamo però il bagaglio a cui facevo prima riferimento. Per questo mi interessa lavorare attorno a questo progetto, perché mi sembra che abbiamo le carte per farlo e c'è una necessità enorme in questo momento nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese. Grazie.